Piazzale Clodio, questa mattina ore 9.30, seconda udienza in corte d'assise del processo per l'omicidio di Luca Sacchi. I genitori del personal trainer, freddato la notte del 23 ottobre 2019 davanti a un pub all'Appio Latino, arrivano con il loro carico di dolore, sempre pronti a difendere la memoria del figlio. Era un bravo ragazzo e questo l'ho sempre detto dall'inizio. E lo sa anche Anastasia chi era Luca. Buongiorno, buongiorno Anastasia. E poco dopo compare lei, Anastasia Kim Lenik, la fidanzata di Luca, chiamata in aula come imputata per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti, ma anche come parte offesa per l'aggressione subita. Entra dall'ingresso principale di Piazzale Clodio accanto al suo avvocato, Cincioni, guadagna l'entrata con passo deciso. Non risponde, guarda dritto davanti a sé, il volto nascosto da una mascherina nera e dagli occhiali scuri. All'udienza svolta a porte chiuse, collegati da remoto gli altri imputati. Valerio Del Grosso, il ventenne di San Basilio, che ha puntato l'arma contro Luca, e Paolo Pirino, l'altro autore materiale dell'aggressione. Poi Marcello De Propris, accusato di aver consegnato l'arma del delitto, e il padre di quest'ultimo, Armando, alla sbarra per detenzione della pistola. Le difese dei quattro imputati hanno affrontato una serie di eccezioni preliminari, in particolare sulla nullità del decreto che dispone il giudizio immediato e sulla legittimità costituzionale del rito abbreviato, che non è stato loro concesso dal GUP e l'ergastolo. Il tribunale scioglierà la riserva nella prossima udienza. C'è la possibilità che questa norma venga posta al vaglio della Corte Costituzionale. Va da sé che questo comporterebbe per un verso la sospensione del processo, per altro verso, nel caso in cui il dettato fosse poi ritenuto incostituzionale, va da sé che ci sono tutta una serie di ricadute su questo processo come su tutti gli altri processi. Dal vostro punto di vista la richiesta di giustizia qual è? La richiesta di giustizia è il rito classico, tradizionale. Che chi ha pagato, chi ha ucciso mio figlio paghi, perché non è giusto, mio figlio non c'è più. E loro, questo lo ripeto, loro si potranno fare una vita e mio figlio no. Quello di oggi è il secondo faccia a faccia tra la famiglia di Luca e Anastasia, ma in aula la rabbia della prima udienza ha lasciato il posto all'indifferenza. Ormai la distanza nei 7 mesi di indagini, tra silenzi e verità non dette, è diventata un solco sempre più profondo. Anastasia è l'unica imputata che ha risposto al GIP finora, ma il suo racconto è ritenuto poco plausibile. Tanti punti da chiarire, tra le domande chiave c'è quella sui soldi. Dove è finita la busta con i 70.000 euro mai ritrovati, destinati all'acquisto dei 15 kg di hashish? È stato Giovanni Prince a riprendersi il denaro, come lascerebbe intendere Anastasia? E come interpretare le nuove carte depositate, chat e conversazioni telefoniche che sembrano aprire nuovi scenari? Luca quanto e cosa sapeva e perché è andato a casa al monastero, il quartiere dove vivono i pusher del Grosso e Pirino, presumibilmente per incontrarli 5 giorni prima dello scontro fatale con i suoi killer? E sapesse, come abbiamo detto, evidentemente sì, ma a quel punto lì. Lui non sapeva questo. Sapeva che si era cacciata in qualche brutto guaio, è andato lì per proteggerla come faceva sempre e cercare di tirarla fuori.